Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Trigger Roland. Oggi non voglio parlarvi tanto di questi trigger e farvi capire quanto sono belli, perché tanto questo già lo sapete. Ma voglio spiegarvi un attimino come funzionano i trigger, a cosa servono, perché esistono, eccetera. Perché dopo che è uscito il video sulla TM1, e se non l'avete ancora visto ve lo linko qui sopra, molti mi avete scritto e ho capito che tanti non sanno bene come funziona un trigger, che cosa serve, eccetera. Quindi ho voluto fare un po' questo video di spiegazione, in cui vi spiego come funzionano questi aggeggini qua, quanti ce ne sono, come li possiamo usare, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di cominciare, però, come sempre, c'è il momento social, in cui vi dico di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina e di andare sui miei social Instagram e Facebook, perché sui miei social Instagram e Facebook vedete anche altre foto, cose di aggeggi, cose varie. E in più, qui sotto c'è il link che vi rimanda all'articolo sul sito Castillo. Quindi con questo video vado un po' a completare quello che era il video sulla TM1. Lì vi ho fatto vedere la centralina, come funzionava, quanti suoni poteva avere, che cosa potevamo fare con quel determinato modulo. Qui invece vi voglio spiegare tutta la questione del triggeraggio, come facciamo ad arrivare ad un certo suono, perché se io imposto sulla centralina che deve farmi il suono di tom, mi fa il suono di tom e non un altro. Perdo però 20 secondi a spiegarvi un attimino cosa troviamo nella scatola Roland, perché non ci arriva solo il trigger e basta, ci arriva una scatolina con all'interno, oltre al trigger, che è questo qui, che è in questa scatolina super figa. Io mi sono innamorato di questa scatolina. Poi noi tiriamo fuori il nostro trigger e possiamo utilizzarlo subito. Ma oltre a questo ci arriva anche un cavo jack-jack stereo con una parte a pipa. Questa qua, ragazzi, è una figata, perché non è che i cavi debbano essere per forza a pipa, cioè in questo modo, però nel momento in cui noi andiamo a collegare il cavo al nostro trigger, se è in questo modo rimane molto più ordinato, e per seconda cosa non rischiamo di romperlo. Raga, io che sono super sbadato, quando ho dei cavi del genere che poi rimangono così tanto fuori dal trigger, rischio di passare e romperli, è sicuro. Finita questa parentesi, vi dico che di trigger ce ne sono tre tipi. Il primo tipo non ce l'ho, perché è uguale a questo qui ma con un trigger solo, perché questo è il dual, che è il secondo tipo. Invece il primo tipo è quello singolo, nel senso ha una possibilità sola di trigger, quindi grazie al trigger singolo possiamo avere un suono. Invece questo qua, che è il secondo tipo, cioè il dual, noi possiamo andare a utilizzare due suoni diversi grazie a un trigger solo. Cosa serve questa cosa? Nel momento in cui dobbiamo triggerare ad esempio un rullante, noi possiamo mettere questo trigger dual in modo da poter avere un suono di un certo tipo nel momento in cui suoniamo la pelle, un suono di un altro tipo nel momento in cui suoniamo il rimshot, perché questo trigger qua ha la possibilità di sentire gli impulsi, i colpi che diamo sul rimshot, un suono diverso. Il terzo tipo invece è quello della cassa, che è sempre un trigger singolo, ma ovviamente deve essere diverso. Perché? Perché sulla cassa, quando lo andiamo a collegare, è diversa. La questione però è questa, ragazzi: noi solo con questo aggeggio qua non riusciamo a suonare, cioè questo non riesce a tirarci fuori nessun suono, perché i trigger servono solamente per dare un impulso. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi lo attacchiamo al nostro tamburo e questa gommina qua sarà a contatto con la nostra pelle, tutte le volte che suoniamo la nostra pelle farà contatto con questa gommina, sentirà quindi un impulso più forte o più piano, e questo impulso lo andrà a trasferire a una centralina. La centralina, che è ad esempio la TM1, che la prendo, questa qua che vi dicevo, ve ne avevo già parlato, questa è una centralina suoni, ma questa da sola non funziona. Questo, che è un trigger che serve per dare l'impulso del suono, cioè gli deve dire quando suonare. Il trigger dà un impulso alla centralina, la centralina lo riconosce e dice: ah, ok, mi hai dato quel tipo di impulso, allora io ti mando il tipo di suono che mi hai impostato. Quindi grazie al trigger che gli dà l'impulso capiremo il momento in cui un certo suono deve suonare, quanta potenza deve avere, quanto volume deve avere questo suono, in base a come abbiamo impostato il trigger, alla sensibilità che abbiamo impostato al trigger. Cioè se un trigger è più sensibile vuol dire che sente più dinamica, se un trigger è meno sensibile significa che arriverà a sentire solamente il colpo forte. Se io voglio che anche le ghost, qualsiasi tipo di suono del mio rullante, sia sommato ad esempio con un altro suono che verrà dato da questa centralina, allora gli dirò: il trigger mettimi nella sensibilità massima, che senta qualsiasi tipo di colpo, anche quelli più piano, così almeno tutto quello che suono col mio rullante sarà sommato a questo trigger. E perché dico sommato? Perché tutto sommato, perché i trigger, secondo il mio parere, la figata dei trigger è quella di sommare un suono al nostro suono acustico, come vi ho fatto sentire già nella recensione della TM1. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra batteria acustica suona in un certo modo e noi andiamo a microfonare il nostro rullante, poi in realtà qualsiasi tamburo, che sia rullante, tom, cassa, qualsiasi. Oltre a quello, noi mettendogli il trigger, attaccandolo alla centralina, potremmo dirgli: quando suono il rullante, oltre a suonarmi la sorgente acustica del rullante, cioè proprio il suono che esce dal microfono del rullante, aggiungimi un altro suono,
quindi potremmo andargli ad aggiungere ad esempio un altro rullante, un riverbero per il rullante, ma non solo, possiamo anche decidere di aggiungere un tamburello al nostro rullante, così che nel momento in cui suoniamo il rullante, insieme al suono che uscirà dal microfono del rullante, uscirà anche il nostro tamburello che gli abbiamo impostato. Ok? Funzionano in questo modo i trigger. Senza la centralina non possono funzionare. La centralina senza il trigger non può funzionare. Dobbiamo collegare tramite il cavo il nostro trigger all'entrata della centralina, non solo della TM1, di qualsiasi centralina. Il mio consiglio finale, ragazzi, è: non vogliate escludere per forza, perché tante volte c'è la cosa di dire no, io l'elettronica e i trigger no. Perché? Boh, in realtà l'elettronica secondo me è una figata, perché può permetterci di avere certi tipi di suoni che magari con una batteria normale non riusciamo ad avere. Quindi io non vi rompo più, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di andare a leggere l'articolo che trovate qui sotto nei commenti, in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.